Bentrovati amici ascoltatori qui su Radio Saiuz per il consueto appuntamento con Spazio Aperto. Salutiamo il nostro regista Rosario Moreno da Treviso. Ciao Buonasera Rosario. Rosario. Buonasera, buonasera, e sempre in contropiede mi prendete. Ormai siamo diventati bravi. E questa Direi. sera però siamo orfani di Massimo Bonella, il direttore di Pianeta Oggi TV.net, che purtroppo non riesce a raggiungerci, e abbiamo invece in collegamento Alfredo, Alfredo Stori. Ben trovato, Alfredo. Ciao Antonella, ciao Ugo. Bene, è arrivato il momento di L'ospite. introdurre il nostro ospite, soprattutto l'argomento assieme al quale con lui appunto discuteremo questa sera, il dottor Roberto Piccardo, scrittore, editore, traduttore del Corano ed esperto di tematiche coraniche. Buonasera, dottor Piccardo. Buonasera. Buonasera a tutti, E benvenuto. buonasera. Grazie a voi, grazie, bentrovati. Bene, sì, bentrovati, è il caso di dirlo perché lei già altre volte è stato ospite di Radio Saiuz e questa sera l'abbiamo contattata proprio perché solo con lei riteniamo di poter affrontare un argomento abbastanza complicato, abbastanza difficile perché mette in gioco un po' anche i sentimenti della collettività, sentimenti che sono comunque provati da tutto quello che accade ogni giorno. L'integrazione è un tema ampiamente affrontato quotidianamente da tutti noi, in particolar modo con una cultura apparentemente tanto distante dalla nostra come è quella islamica, soprattutto perché dipinta, accostata di continuo al concetto anche di terrorismo, ma di questo dobbiamo parlarne assolutamente dopo con lei, dottor Piccardo. Intanto cerchiamo magari di stendere le basi, di capire in effetti cos'è l'Islam e qual è il cuore dell'Islam. L'Islam è una relazione con Dio, una relazione molto stretta con Dio. L'Islam sostanzialmente si potrebbe riassumere, l'Islam è una spiritualità, quindi è un anelito del cuore di ogni credente verso il divino, che si indirizza attraverso una ritualità, che è la preghiera, il digiuno. Ed è il senso di far parte di una umma, cioè una comunità che tutta insieme, attraverso quegli strumenti di adorazione, si rapporta col divino. Questo è, diciamo, in estrema sintesi quello che è l'Islam. Islam è una parola araba formata da tre consonanti. In arabo le parole si formano da un radicale trilittere, treconsonantico, il sim, il lam, il mim, ed è lo stesso di salam, che vuol dire pace. Quindi l'Islam sostanzialmente, in maniera proprio assolutamente pregna, è la pacificazione dell'individuo con Dio, con se stesso e con il resto del creato. Quindi quanto di più distante ci possa essere dalla violenza, l'aggressione, la prevaricazione, il terrorismo e tutto quanto invece allontana da Dio colpendo le sue creature, cosa che Dio sicuramente non solo non accetta, ma odia in maniera totale. Quindi l'Islam è pace, nel senso che noi diamo la pace come saluto normale, salamu alaikum, che vuol dire la pace sia su di voi, ed è una ricerca continua che il credente fa dentro di sé per pacificarsi e espandere, diffondere pace intorno a se stesso. Ora evidentemente dice, ma a fronte di tutto questo, quello che sta succedendo, c'entra o non c'entra? Sostanzialmente non c'entra, però c'entra. Perché se è vero come è vero le cose che ho detto finora, è anche vero che le persone che oggi stanno facendo cose atroci, purtroppo non solo loro fanno cose atroci nel mondo, c'è un sacco di gente che fa cose atroci, ma diciamo parliamo di queste adesso, affiggono simboli islamici. Questa bandiera nera, che adesso è diventata la borrita bandiera dell'ISIS, in realtà era la bandiera del profeta. Su questa bandiera c'è scritto La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, cioè non c'è altro Dio all'infuori che Dio, e Muhammad è inviato di Dio. Quindi è una cosa che ci è cara a noi, e quando noi la vediamo nelle mani di questi tagliagole, di questi mercenari, di questi pazzi, fanatici se sono in buona fede o mercenari se non lo sono, sicuramente per noi è un dolore immenso.
è qualcosa che ci hanno scippato, qualcosa che ci apparteneva profondamente, che noi amavamo con tutto il nostro cuore, perché era la bandiera del profeta, e ne hanno fatto un vessillo che copre tutte le loro nefandezze, le violenze, le distruzioni, la prevaricazione, tutto quanto. Ed è una situazione molto difficile per noi in prima persona. Le ragioni sono moltissime, quello che sta avvenendo ha ragioni geopolitiche importanti, geostrategiche, geoeconomiche evidentemente, però rimane il fatto che oggi 1,5 miliardi di musulmani si sentono in qualche maniera ostaggio di una piccolissima minoranza, perché poi alla fine sono poche migliaia di persone, che travolgono completamente il senso della loro religione, della loro appartenenza, della loro tradizione, tradendola con tutte queste azioni che stanno compiendo. Dottor Piccardo, quindi da quello che è stata la sua presentazione, dobbiamo pensare che è un fenomeno, questa religione è un fenomeno di sublimazione, come tutte le religioni. Sublimazione nell'azione concreta. L'Islam non è una religione che si può astrarre dal contesto del mondo. Noi ci riferiamo a un versetto molto importante del Corano, nel quale, quando Dio crea Adamo, gli dice: sarai Khalifa fil-ard, cioè vicario sulla terra. Allora l'uomo gli è stato consegnato il Corano, il creato, in maniera tale che lo intrattenga nelle maniere migliori, cioè lo usi senza possederlo mai, con giustizia, tolleranza e moderazione. Questo è il compito sostanziale del musulmano. Quindi c'è un rapporto tra Dio e l'uomo all'interno del proprio cuore, quindi questo è assolutamente interno, interiore piuttosto, di ogni credente, e poi c'è questa relazione con il creato, che invece si espande attraverso nel mondo, poi ognuno per quello che può, per le responsabilità che ha, per le capacità che ha, per la conoscenza che ha naturalmente, però ogni musulmano è tenuto a sentirsi sempre Khalifa fil-ard, cioè vicario di Dio sulla terra. E quindi come può un credente che si deve sentire così poter prevaricare, torturare, uccidere, distruggere come stanno facendo queste persone? È una contraddizione assoluta. Dottor Piccardo, come è possibile, secondo lei, dialogare con un governo teocratico? E come è possibile che altri governi che non sono teocratici possano dialogare con un governo teocratico? Quale linguaggio si deve usare? Non esistono governi teocratici, non ce n'è manco uno. Quale? A quale governo accenna? Beh, la maggior parte delle iniziative prese da, anche se l'ISIS è solo una sigla e non ha una localizzazione territoriale, è un governo teocratico. È una formazione che occupa in maniera impropria alcuni territori e si espande in altri territori come metastasi di uno stesso male. Non è un governo e non è teocratico. Non esistono teocrazie, neanche l'Iran, che comunque è un governo dove il Velayatul Faqih, cioè il grande Ayatollah, ha comunque un potere importante, è comunque un governo eletto dal popolo, c'è un parlamento eletto dal popolo. Esistono delle monarchie, delle petromonarchie nella penisola arabica, in Arabia Saudita, piuttosto che in Bahrain, piuttosto che negli Emirati, eccetera, che in qualche maniera si riferiscono, seppur vagamente, a quella che è la legge islamica, eccetera, però non si potrà mai attribuire a loro il discorso di governo teocratico. Cioè, voglio dire, se qualcuno mi dice: ma in Italia voi fate festa la domenica perché è il giorno dei cristiani, quindi è un governo teocratico. No, non è vero. Facciamo festa la domenica perché si è consolidato un certo uso, però c'è un governo che non è teocratico. Alla stessa maniera in questi paesi, dal Marocco sino all'Iraq, l'Iran e tutti i paesi islamici dell'Estremo Oriente, come l'Indonesia, come la Malesia. La teocrazia non esiste da nessuna parte. La teocrazia è, in realtà, c'è il potere di Dio sul mondo, però questo potere si dovrebbe manifestare attraverso le buone azioni degli uomini. Quando gli uomini negano i principi
di giustizia, di rispetto, di libertà che Dio ha implementato nella sua religione non hanno niente a che fare con le leggi che Dio ha voluto dar loro. Eppure tutte le religioni abramitiche, voglio dire quelle monoteiste, hanno un concetto piuttosto, come diceva lei, monarchico, una gestione monoteista, e questo non si addice. Monoteista è una cosa, monarchico è un'altra cosa. Nell'Islam la monarchia non esiste. Il profeta Dio non ha dato figli maschi al profeta proprio perché non si potesse consolidare una dinastia di origine di sangue dopo di lui. I compagni, quelli che sono stati eletti culafà, cioè califfi, dopo di lui sono stati eletti da un gruppo di persone. Naturalmente non era un'elezione democratica come la pensiamo oggi a suffragio universale, però c'erano alcune decine di persone che costituivano un gruppo di eletti, una specie di oligarchia illuminata, se vogliamo, che elesse prima Abu Bakr, poi Omar, poi Uthman, poi Ali, e poi dopo si consolidò una specie di una sorta di monarchia, prima quella Umayyade e poi quella Abbaside, che in realtà furono monarchie che tradirono profondamente l'insegnamento del Corano e del profeta. Oggi nessuno può governare per diritto divino, non esiste il diritto divino. Il diritto oggi parte dal basso, non viene dall'alto. Gli ultimi a essere investiti da un diritto divino, da un potere divino, sono stati i profeti. Dopo i profeti non si può più pensare all'unto del Signore, come erano i re che venivano unti, anche i nostri Savoia, figuriamoci un po', ma la legittimità del potere dovrebbe venire dal basso, cioè dal consenso del popolo che viene governato, che accetta di essere di questo sistema di potere per essere governato. Purtroppo siamo molto lontani anche noi in Italia, nonostante la forma democraticista in vigore, da quello che dovrebbe essere la vera democrazia, però sicuramente non è così, insomma, il potere viene dal basso. La nostra è appunto una forma laica, ma sostanzialmente sappiamo tutti quanto abbia pesato in un passato non particolarmente remoto la presenza di un altro Stato nel nostro Stato. Quindi questo penso che sia la confessione religiosa può comunque dare un imprinting, può dare delle direttive sulla condotta morale, però effettivamente non c'è ancora questo tipo di invasione di campo, mettiamola così. Il problema forse nasce da una comunicazione errata, cioè se il profugo, il naufrago, colui che arriva disperato dal mare viene immediatamente bollato come uomo dell'Islam, allora inesorabilmente attorno ad egli comincia a crearsi una qualche tensione di troppo, e questo accade a tutti noi quotidianamente, cioè la respiriamo questa tensione nella società, ma questo accadrà evidentemente perché non c'è conoscenza. Lei ha tradotto il Corano ed è stata la traduzione più apprezzata da molti paesi arabi, ed è il frutto, come lei dice in uno dei tanti video, che il frutto della collaborazione fra lei e tanti fratelli e sorelle. Ora è chiaro che il concetto di fratellanza che si esprime con questo gesto è lontano dal concetto di terrorismo. Come possiamo superare adesso questo divario, questa differenza culturale? Cioè l'integrazione da che cosa dovrebbe partire? Beh, io credo che bisogna essere realistici e pigliare qualche lezione dalla Germania, che lo è stata in maniera addirittura scontata. Perché da poche settimane fa la signora Merkel diceva alla bambina palestinese non ti posso tenere, e adesso dice io terrò tutti quelli che vengono, saranno anche 4-5 milioni. Quindi in realtà è evidente che ha capito l'interesse della Germania e lo sta perseguendo con il cinismo che le è proprio e che comunque nell'interesse del suo paese, perlomeno quello che lei ritiene essere l'interesse del suo paese. Noi abbiamo problemi grossissimi di natalità. Se non arrivano gli stranieri in Italia, nessuno più pagherà le pensioni ai moltissimi anziani che popolano il nostro paese.
e questa è una condizione assolutamente statistica, non è ideologica, cioè queste sono cose che dicono i grandi studi di statistica, i grandi rapporti di macroeconomia, eccetera. Noi abbiamo bisogno di un apporto, e questo apporto ci arriva tramite i barconi, purtroppo, con tutto quello che succede alla gente che ci sale sopra, come a livello di cioè, tragedie, naufragi, torture e quant'altro. Il problema è che non si è voluto per ragioni politiche gestire questo fenomeno in maniera seria, perché Angelino Alfano, che io non stimo per niente, un anno e mezzo fa disse: ci sono 1,5 milioni di profughi, di persone che sono in Libia e prima o poi cercheranno di venire. Da allora non si fece niente. Le diatribe tra le due vari schieramenti: cacciamoli tutti, bombardiamo i balconi, no, accettiamo di tutti, no, accettiamo soltanto i profughi, no, accettiamo anche quelli economici, hanno fatto sì che la gente si è scannata nei talk show. Poi in realtà il problema, quando si è posto in tutta la sua evidenza, come in questi ultimi mesi, ci ha trovati con le braghe in mano, insomma, ecco, senza la capacità di aver previsto un rapporto, una programmazione seria di gestione di questo fenomeno. L'integrazione è necessaria. Nessun paese, nessuna cultura si è sviluppata senza integrando qualcosa diverso da sé. Le culture che non integrano, le culture che non accettano quello che è fuori da loro, muoiono, non c'è niente da fare. Le culture si sviluppano e cambiano in continuazione in base alle esigenze dell'economia, alle esigenze del territorio. Quindi creare le situazioni per cui le persone che sono arrivate, o almeno una parte delle persone che sono arrivate, possano dare il loro contributo, e teniamo conto che sono giovani, hanno energia, hanno coraggio, sono venuti sin qui con un sacrificio immenso, è gente che porta tutta la sua salute, non emigrano i poveracci, i malati, quelli rimangono nel casa loro purtroppo, emigrano i giovani coraggiosi e intraprendenti. E questa gente è gente che darà un contributo al paese, che li accoglierà nella maniera migliore. In Germania già c'è una scuola di tedesco, mentre noi stiamo parlando. Quelli che sono arrivati il mese scorso sono seduti sui banchi, imparano il tedesco. Se hanno delle competenze, si svilupperanno quelle competenze. Se non ce l'hanno, gli daranno le competenze che servono al paese. È quello che stanno facendo. Quindi anche noi potremmo fare quello, ma noi non riusciamo neanche a sfruttare le energie, le competenze, le capacità dei nostri cittadini. Noi siamo un paese disastrato, illuminato dal sole, beneficiato da una cultura antica splendida, però siamo un paese moralmente disastrato, politicamente distrutto. E quindi anche tutto questo potrebbe non essere più una risorsa? Eh sì, c'è questo rischio. C'è il rischio che questa massa di persone non gestita, non indirizzata nella maniera giusta, possa diventare un elemento di destabilizzazione, possa diventare un elemento di criminalità, possa diventare un elemento di disturbo generale. È verissimo, è possibile. E sono convinto che qualcuno gioca a questo gioco sporco contro gli interessi del paese, gli interessi del popolo italiano. Vede, io faccio una metafora agricola, non so se l'ho già fatta qualche volta anche qua. Dico, l'integrazione è come fare un innesto di una pianta. C'è la pianta madre che vuole essere, si vuole innestarla per avere rafforzarla o fargli fare un frutto un po' diverso da quello che già stava facendo. E allora c'è un'incisione. E poi dopo c'è una legatura molto stretta tra la pianta che viene innestata e la pianta che subisce l'innesto. E poi ci vuole questa legatura molto stretta, poi piano piano la legatura se la andrà via, da quel punto in poi nascerà il nuovo ramo che assomiglierà soprattutto alla pianta madre, ma un pochino anche alla pianta innestata, e sulla corteccia rimarrà un piccolo segno, nessuno saprà più se era un innesto oppure era stato un colpo di grandine. Ci vorrebbe una logica di questo genere. Una nuova genetica. A capire i tempi e usarli nel bene. Perché la creazione è un fatto divino. Dio dice nel Corano che la sua creazione è senza fine. Ogni giorno lui crea il tempo che noi stiamo vivendo, le circostanze, sta creando il momento che noi viviamo, questa è la nostra convinzione, perlomeno la nostra dottrina. La sua creazione continua e lui nella sua creazione mette una quantità di segni,
per gli uomini che hanno intelletto. Allora, avere intelletto cosa significa? Non significa essere più intelligenti, o non significa neanche essere più colti. Significa essere intellettualmente onesti, avere una percezione seria, profonda per quanto si può, ognuno naturalmente secondo le sue capacità, ed essere conseguenti a quel tipo di percezione di onestà. Secondo lei è possibile affermare che l'Occidente voleva occidentalizzare l'Islam e invece sta subendo un processo di islamizzazione? Tutte e due. L'Occidente non viene islamizzato. In Germania ci sono già più di 700 moschee costruite in maniera architettonicamente visibile, quando in Italia, per farne uno, ogni volta uno psicodramma assoluto, ma la Germania è rimasta Germania. Non è che i tedeschi sono diventati musulmani, sì, qualcuno, certamente. I processi di conversione sono assolutamente lenti e sono vicende personali e non di massa, a meno che non siano convenzioni forzate, questo islamicamente vietato. Il Corano dice esattamente l'aikra fi din, non ci sia costrizione nella religione. Quindi questa è un'ulteriore prova di comportamento dei sedici del Daesh, che io non ho neanche il coraggio di chiamarlo Stato Islamico, è completamente al di fuori da quella che è la regola islamica. Non c'è costrizione nella religione, c'è il rispetto per tutti quanti, credenti e non credenti. Questa è la storia dell'Islam, che purtroppo è successo che qualche volta sia stata tradita anche in passato, ma sono stati elementi episodici a fronte di un grande esempio di tolleranza, un grande esempio di accoglienza, di protezione delle minoranze. È senz'altro una cultura antichissima quella che ritroviamo dietro l'Islam, ma questa cultura così antica e quindi ricca di significati e di esperienze per l'uomo e non riesce evidentemente a trovare un canale di comunicazione. Allora quale tipo di approccio lei suggerisce di avere nel momento in cui ci si trova di fronte a quello che ormai è fatto passare come il nemico dichiarato dell'umanità? Ma sa, la gente sente la televisione, però poi dopo conosce il suo vicino, per cui dice vabbè, quelli là saranno così, però questo qua che lo conosco io, che è marocchino, che è egiziano, che è dell'Africa subsahariana eccetera, è una brava persona, è gentile, educato, lo vedo che esce al mattino, va a lavorare, la sua moglie porta i bambini a scuola e poi li va a prendere. Insomma, la gente non può pensare che questo vicino suo, il collega di lavoro, compagno di scuola, sia il nemico. Questa del nemico è una sovrastruttura culturale costruita ad hoc per ragioni squisitamente economiche. Lì bisognava controllare il Medio Oriente in maniera tale da avere il petrolio. Ma lei si rende conto che nonostante, normalmente quando ci sono le guerre, le materie prime che insistono nei territori in guerra hanno un costo che va su alle stelle. Il petrolio non è mai stato così a basso costo come adesso. Se noi abbiamo la testa fuori da, non dico da cosa, in questo momento, e molti altri paesi d'Europa, è giusto perché il petrolio è a 50, 48 dollari, 38 dollari al barile, non mi ricordo quanto sia oggi, quando era arrivato sino a 120 dollari al barile. E allora, se lo Stato può mettere tasse e quindi finanziarsi le sue spese facendo i gesti di grandeur, aboliamo l'IMU, aboliamo la TASI e tutto il resto, perché? Perché sa che la differenza tra il costo del petrolio e il prezzo del carburante alla pompa può essere aumentata, può essere usata come finanziamento dello Stato. E perché questo petrolio costa così poco? Perché c'è la guerra. Ed è una contraddizione così evidente che normalmente, come dicevo prima, quando c'è una guerra in un territorio su cui insistono risorse importanti, queste risorse aumentano di prezzo, invece no, diminuiscono. Sarà una ragione, bisogna che la gente capisca queste cose qua. Noi stiamo godendo, sopravvivendo anche grazie a questi delinquenti assassini di Daesh e tutti quelli che gli stanno attorno, che li hanno finanziati, li hanno aiutati, li hanno coperti. Dottor Picardo, come mai secondo lei molti giovani scelgono di arruolarsi fra le truppe dell'ISIS? Può essere un input della Jihad, come dicono, o ci sono altre ragioni? Ma tanto per cominciare, sono pochi, non sono molti. In Europa, soltanto in Europa occidentale, parliamo di Europa occidentale senza contare i paesi dell'est e la Russia,
ci sono quasi 25 milioni di musulmani. La stragrande maggioranza di loro sono giovani, quindi sono meno di, sotto i 30 anni sono quasi il 70%. Se molti fossero, sarebbero milioni a essere partiti, sarebbero centinaia di migliaia, sarebbero decine di migliaia. Invece, da quello che ci risulta, quello che ci dicono i nostri coletti servizi, si parla di alcune migliaia, che sono già tanti. E di queste alcune migliaia, la maggior parte non vengono neanche dall'Europa. Dall'Europa, il paese che ne ha persi di più, o comunque che ha dato il maggior apporto, è la Francia, con tra 4 e 600 persone che sarebbero partite per quei territori. Ora, la ragione, convincimento in minima parte, disperazione in parte. La ragione maggiore, secondo me, del fatto che alcune centinaia di giovani francesi o belgi, dall'Italia parliamo di 2 o 3 persone, non di più in realtà, anche se ogni tanto di 54 sono passati dall'Italia, sento poi 54 sono magari, comunque, è la situazione di gravissimo disagio economico e morale in cui vivono le banlieue francesi. Se lei un giorno, se voi vi pigliate un giorno la vacanza di andare a visitare una città francese senza andare lontano, basta andare a Cannes, la Croisette. Cannes, una delle perle del Mediterraneo, la città del cinema, il Festival di Cannes, tutto quanto, si salite soltanto 2 chilometri dietro Cannes, 2 chilometri dietro Cannes, c'è un quartiere che si chiama La Zain, che è un grosso complesso di case popolari, HLM li chiamano loro, Hébergement, Loyer Modéré, dove vivono gli immigrati che poi lavorano negli alberghi di Cannes, nelle pizzerie di Cannes, nei ristoranti di Cannes, eccetera. E ci rendiamo conto che c'è una differenza tra quello che è Cannes sotto, a Cannes ancora di più che a Parigi evidentemente, però alla stessa maniera a Parigi, tra il centro di Parigi e Courneuve-le-Bois e via di seguito, abbiamo delle situazioni completamente, assolutamente diverse. Non so se voi avete mai visto quel film che si chiamava Quasi Amici, parlava di questo giovane senegalese che diventa il badante di un anziano molto ricco. Ecco, in questo film qua si vedono alcuni scorci delle banlieue francesi, ma proprio in maniera molto leggera, eccetera, però non si rende conto di cosa significa avere centinaia di migliaia di giovani che vivono sul sussidio di disoccupazione, stanno lì, si fanno le canne, ogni tanto fanno un coso, spaccano una vetrina, tornano indietro. Questa è la situazione. Su queste situazioni di gravissimo disagio economico, disagio morale, perché poi in realtà non lavorare, vivere col sussidio, andare avanti, è una situazione che non è dignitosa, può innestarsi una predicazione sbagliata o addirittura, e molto spesso è così, io credo la maggior parte delle volte è così, un desiderio di avventura, di rovesciamento totale, di autolegittimazione con una scelta estrema come quello. Poi tornano, perché stanno tornando tantissimi, poi tornano perché si rendono conto che quello che loro si erano immaginati non era quello. Non era Zorro, cioè era un'altra storia, era una storia molto pesante, e allora i peggiori rimangono là e entrano in quella compagnia di giro che a partire dall'Afghanistan degli anni 70 fino adesso continua a fare disastri in Cecenia piuttosto che in Bosnia, piuttosto che in Algeria, adesso in Medio Oriente. Gli altri, dopo questa esperienza traumatizzante, speriamo che possano reintegrarsi. E come le dicevo, sono pochi, grazie a Dio, molti dopo che tornano indietro e avranno capito qualcosa, altri purtroppo rimarranno là, carne a disposizione nelle prossime destabilizzazioni. Io mi è capitato, credo che un po' i nostri ascoltatori abbiano visto anche delle foto di questi fantomatici guerriglieri, e credo che non sia sfuggito nemmeno a voi quello di cogliere la presenza di molte donne assieme a uomini con la presenza, con le armi fra le mani. Una donna che nel loro modo di pensare, nella loro religione, dovrebbe essere magari non un passo ma 2 passi indietro. Che ci fanno tutte quelle donne? Ma in mezzo a... Ma queste cose del passo indietro, 2 passi indietro? Ma veramente, ma guardi che sono cose che non stanno in cielo né in terra. Non solo nel Corano, non solo nella Sunna, non solo nella tradizione islamica. Io sono stato sposato per 20 anni con una signora marocchina, ma se gli avessi detto di stare un passo indietro, mi tirava qualcosa in testa subito e faceva bene.
ma non esiste proprio questa cosa qua, ma questi sono luoghi comuni assolutamente assurdi, non ci sono, non è vero. Al tempo del profeta, le compagne del profeta, cioè le donne che si parla, si dice compagni con le persone che hanno vissuto con lui, che hanno, l'hanno conosciuto, partecipavano anche alle, alle azioni militari, cioè commerciavano, compravano, vendevano. Non, non esiste. Se lei prova ad andare in un paese anche dei più retrivi del mondo arabo, l'Arabia Saudita, più, uno dei più retrivi, ma le donne hanno un potere immenso, non, le, no, no, non lo vede, ma hanno un potere immenso, cioè girano con macchine enormi, anche non possono guidare, d'accordo, però hanno 5 autisti che le guidano e portano dove vogliono. Non, non, non c'è la sottomissione della donna nell'Islam, c'è il maschilismo delle società contadine, ma c'era in Emilia Romagna come c'era in Liguria, come in Sicilia, come in Marocco, come in Tunisia, come in Turchia, quello sì, perché quando c'è la terra c'è bisogno di una donna fattrice che faccia i figli, perché più figli ci sono, più braccia ci sono, più terra si può lavorare e più si guadagna, più, più braccia ci sono e più la si può difendere. Ma nelle realtà urbane, nelle realtà commerciali, già per esempio quando i musulmani emigrarono da Mecca a Medina per sfuggire alle persecuzioni, andarono da una città commerciale dove non c'era agricoltura, niente, era soltanto una, un centro religioso e commerciale, a una realtà agricola che era quella di Medina. E già lì le donne di Medina impararono dalle donne di Mecca una, un inizio di liberazione della donna. Per cui la prego, non mi dica queste cose qua, ne passa avanti, ne passa indietro, camminiamo insieme se Dio vuole. Va bene, allora una domanda un po' più, diciamo, meno, meno di parte, è, okay, è che, insomma, secondo lei l'ISIS a chi serve, chi l'ha creato? Serve a tutti, serve al regime siriano per far vedere al mondo quanto sono cattivi i suoi oppositori, in realtà l'ISIS non ha mai combattuto contro il regime siriano. Serve ai turchi per bombardare i curdi, serve ai russi per stabilire una loro posizione, rafforzare una loro posizione nel Mediterraneo, perché senza la base di Tartus, uscendo fuori dal, dal, dai Dardanelli, non avrebbero più nessun posto. Serve ai petrolieri per avere il petrolio a questo prezzo. Serve a tutti. E sin quando servirà ci sarà. Adesso sembra che non gli serva più, per cui forse adesso lo faranno fuori, sparirà come è apparso. Purtroppo serve a tutti. È una volta si, c'erano gli antichi necchi, c'erano le tribù, i mercenari che combattevano con un principe, con un altro, sempre la stessa storia, cambiano le forme, ma la sostanza è sempre quella. In un certo qual senso la cultura islamica ha molto in comune con la, la nostra, perché alla fine abbiamo punti in comune nella immaginazione, come dire, nel, nell'approccio con Dio, nel senso che è unico per entrambe, no? Anzi, per le tre religioni monoteistiche, è unico per entrambe. Quello che varia sicuramente in maniera stridente è come viene vissuta, cioè si parla tanto di religione ma molto poco di spiritualità, e la spiritualità nell'Islam probabilmente si manifesta anche attraverso questa ritualità, questo contatto quotidiano. Senza spiritualità la religione è un vestito vuoto, è un vestito dove non c'è niente dentro, è un percorso di imitazione pedissequa che Dio non accetta neppure. Cioè c'è bisogno di avere un, uno sforzo di relazione con Dio e manifestare questa relazione con Dio nell'azione positiva nei confronti del creato, perché altrimenti inginocchiarsi a San Pietro o alla Mecca, piegare la, dare la smessa la domenica, il venerdì a sentire il sermone dell'imam alla moschea, senza la spiritualità e un'azione che sia coerente con questa spiritualità, sicuramente sarebbe soltanto quella che noi chiamiamo taklid, che vuol dire imitazione pedissequa. È come l'esempio, il profeta ha fatto l'esempio, come l'asino che porta i libri. Per lui portare libri o portare sale o pietre, la stessa cosa, è solo un peso, e quindi la religione intesa solo come peso non è qualcosa di buono. È chiaro che il credente è quanto più possibile coloro i quali hanno più conoscenza o responsabilità nella comunità
devono fare uno sforzo tutti insieme per migliorare questa condizione. Però lei tenga conto anche che relativamente alla nostra condizione in Europa non sono emigrati i medici, gli ingegneri, gli avvocati, gli architetti, sono emigrati i poveracci, e molto spesso insieme alla povertà c'è anche parecchia ignoranza. Ora, se è facilissimo pigliare 20 ombrelli a credito e andarli a vendere sperando che piova tutti i giorni, così si vendono gli ombrelli, è molto più difficile costruire una relazione in maniera tale che si possa arricchire gli altri, arricchirsi degli altri. Ci sono gli strumenti linguistici e non solo, e anche strumenti di comprensione culturale dell'altro. Ora, questo è il nostro compito grande, e questa è la cosa a cui io dedico la mia vita, perché sono 25 anni che lavoro col Corano. Questa traduzione del Corano è stata fatta proprio per dare la possibilità a tutti i miei connazionali, concittadini, di leggere le parole del significato delle parole di Dio da una fonte, tradotte da una fonte che ha fatto il suo sforzo per essere sincera e davanti a Dio. Quindi, perché la sua traduzione è fatta direttamente dall'arabo, non dal latino, come avviene, come è avvenuto per molte altre traduzioni del Corano. Noi abbiamo fatto una traduzione, è stato un lavoro complesso. Se voi volete vedere, c'è un film che ha fatto Al Jazeera, che si chiama Hamza e i significati del Corano, molto bello, in 45 minuti, in italiano, nel quale racconta tutta la storia della traduzione. È una traduzione fatta dalle fonti arabe, naturalmente, mediata anche attraverso le lingue europee, e fatta in maniera corale con alcune decine di persone che hanno contribuito a vario titolo, in vari momenti, in varie fasi, a questa traduzione. Ma lo spirito della traduzione qual è? È quello di far sì che la gente potesse accedere direttamente ai significati con un linguaggio che gli è consono, con un commento che possono capire, che è meglio rispetto a quella che è la cultura del paese. E tutta l'azione che stiamo facendo, che sto facendo io da 25 anni a questa parte, è in questo senso qua, è cercare di spiegare l'Islam ai musulmani e spiegare l'Italia ai musulmani, cioè fare in maniera tale che essere un ponte tra queste due realtà, perché io ce l'ho tutte e due dentro di me, sono un italiano, cresciuto in Italia, sono musulmano, quindi ho entrambe le culture, entrambi, e le amo entrambe, non ho rinnegato niente di quello che ho ricevuto, anzi, la mia educazione alla spiritualità è stata fatta da una nonna siciliana molto religiosa, molto credente, che mi ha insegnato la spiritualità. Io non lo sapevo che lei me la insegnava, la rinnegavo. Quando mi sono avvicinato a Dio, è stata attraverso la via dell'Islam, ho ritrovato tutta la spiritualità che mia nonna mi aveva trasfuso, ecco. Questo perché appunto non è mai importante come la si voglia definire, l'importante è comunque viverla, ritrovarla in sé e viverla. E lei parlava della traduzione effettuata del Corano, e questa è stata una sua personale esigenza, o lo ha fatto perché ritiene che in giro ci sia poco materiale su cui la gente si possa opportunamente informare? Perché leggere il Corano non è una cosa semplice per i cattolici, i cristiani, credo che, non so, forse qualcheduno avrà letto qualche pagina della Bibbia, non sono certa che se ne abbia una conoscenza così profonda come invece dovrebbe essere, appunto. Ma la sua almeno il Vangelo. Prego. No, io sì, che almeno conoscessero il Vangelo, se non la Bibbia in maniera profonda, almeno ormai diciamo che qualche cosina del Vangelo stanno cominciando a masticarla, perché diciamo che anche noi ci mettiamo del nostro. Però ad esempio c'è una sura che suscita non poche polemiche, quella della spada. Non esiste la sura della spada. Ecco, altro mito da sfatare, perché c'è quest'altra. Esiste un versetto. Facendo qualche ricerca, ho trovato questa cosa. Allora, le sure sono i capitoli. È un versetto che viene chiamato versetto della spada. È il versetto in quale Dio a un certo punto dà l'autorizzazione ai musulmani, quelli lì, quelli che erano stati scacciati dalle loro case, che avevano avuto sequestrati tutti i loro beni, che erano stati torturati, qualcuno anche ucciso, eccetera, di difendersi contro i politeisti che gli stavano aggredendo. Questo è il versetto, del famoso versetto della spada, ed è relativo a una situazione specifica.
Il Corano ha tre livelli almeno e uno quarto. Il primo livello è quello della comunità che lo riceve e viene rivelato in maniera tale che la comunità che lo sta ricevendo tramite il profeta lo possa capire, quindi è legata a delle situazioni loro, contingenti, del momento. Poi nel Corano c'è quello che le parole, i significati generali, e allora qua questo comincia a diventare fuori dal tempo specifico, ma è generale. Poi c'è quello che ognuno capisce del Corano, cosa gli dice al suo cuore e alla sua mente. E infine c'è la verità, ma la verità è Dio e nessuno ce l'ha in tasca. Allora, cosa significa? C'è un versetto nel quale si parla di guerra? Sì, c'è. Ma anche Gesù dice sono venuto con la spada. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che è venuto a separare il bene dal male. Non è venuto a fare il mercenario o il guerrafondaio. E nel Corano ci sono 40 versetti che parlano di guerra su 6.000 e passa versetti che parlano di tutt'altro. Allora andare a cercare quel versetto lì e dire ecco, vedete, siccome il Corano dice colpiteli tra il collo e le spaccate le falange eccetera, vuol dire che tutti i musulmani sono pronti lì, che hanno la spada nascosta da qualche parte, non vedono un momento per uscire fuori di casa urlando come ossessi hayal al jihad e fare un martello. Non è vero. Se fosse così, siamo miliardi e 700 milioni quasi, se fosse così sarebbe un disastro nel mondo. Soltanto in Italia ci sono 2 milioni quasi di musulmani. C'è qualche pazzo ogni tanto, per carità, chi non ce li ha i pazzi. Però la stragrande, 99,9% della comunità islamica è gente che lavora, che si occupa della propria famiglia, dei propri studi. Grazie a Dio abbiamo sempre più giovani e abbiamo una percentuale molto alta, grazie a Dio, di giovani che studiano, che si laureano a pieni voti, che contribuiranno notevolmente alla comunità nazionale e alla loro comunità, e diventeranno tutti loro ponti, momenti di relazione, catalizzatori delle migliori relazioni tra la comunità italiana intesa come autoctona, cristiana o comunque laica, ma italiana, e una comunità che si è inserita. Sono ragazzi italiani ormai, sono nati in Italia. Si chiamano Mohammed e Fatima, ma sono nati in Italia. I miei figli si chiamano Davide, Gabriele, Maddalena, Elia e Samir, sono tutti italiani, sono tutti nati in Italia, sono tutti musulmani. Tre sono laureati, gli altri sono in corso. Quindi, ovviamente, gli estremismi fanno parte di tutte le religioni. È importante capire questo, nel senso che Dio dà lo strumento, ma poi è l'uomo che lo usa. E questo è un po' come le parole. La parola di Dio è una, le parole degli uomini sono tante, spesso confuse e prive di senso. Quindi non ha proprio motivo di continuare a definirsi islamico, è solo terrorismo. E non è un terrorismo che arriva necessariamente dalle moschee, perché questo è stato un altro motivo di profonda discussione sociale. Lei parlava poc'anzi dell'impedimento alla costruzione e all'apertura delle moschee. Questo è stato determinato sicuramente dalla paura, dalla psicosi che si è venuta a ingenerare nella collettività. Le moschee sono luoghi di pace, sono luoghi di bene, sono luoghi legalizzati, uscire dai sottoscala, dargli la possibilità di essere case di vetro, eccetera, è sicuramente la maniera migliore per allontanare tutti quelli che non hanno questa stessa intenzione. Se invece la moschea è chiusa, la moschea è repressa, la gente si sente aggredita dalle istituzioni o dal contesto, eccetera, allora può svilupparsi anche una reazione anche negativa. Quello è possibile. Ma ormai, questo per dichiarazione dei grandi dirigenti dei servizi di sicurezza, della Uricicos, eccetera, le Digos nazionali, eccetera, dico, dalle moschee non c'è rischio. Poi dopo che un imbecille possa uscire fuori, salire sul mimbar, che sarebbe il pulpito, e dire delle cose anche sgradevoli è possibile, ma dalle moschee non c'è rischio, non c'è mai rischio, grazie a Dio. No, però ovviamente questo è stato quello che ho fatto comodo far pensare, perché altrimenti io credo che avendo delle basi culturali umane e umanistiche tutti quanti non sia difficile il dialogo fra gli uomini. Il dialogo si complica nel momento in cui c'è qualcheduno che vuole questa complicazione, perché naturalmente l'unione va a contrapporsi a quello che invece è la cultura dominante adesso, cioè l'individualismo più sfrenato e la chiusura nei confronti del resto del mondo e delle esperienze dell'altro. Quindi, volendo tornare un attimo al discorso, il Corano è sicuramente il punto di partenza, è quello su cui si sviluppa
tutta la quotidianità di un musulmano. Noi sappiamo che sono 5 le preghiere quotidiane che vengono rivolte verso la Mecca, e ci sono dei precetti anche igienici ben precisi all'interno del Corano, ma questa non è solo una facciata, nel senso che la pulizia che viene richiesto ad ogni praticante qualunque religione è la pulizia soprattutto morale. Quindi penso che il musulmano abbia questa come linea di condotta nella vita. Le faccio queste domande per il semplice fatto che tanto si sa, ma in realtà sappiamo davvero niente. Se ne parla tanto, ma si sa poco in realtà. Per cui anche capire quel gesto, quel rituale che nella nostra collettività, nella nostra società viene visto ancora con un po' di sospetto, perché sembra quasi che siano ipnotizzati, scattano le 5 del pomeriggio, bisogna fare la preghiera, altrimenti Dio sa cosa succede. Quindi questa visione così estrema della vita di un musulmano forse va un po' rivista, no? No, guardi, allora, tanto per cominciare, magari io dico magari fosse così, perché vorrebbe dire che tutti quanti sono praticanti, invece non è vero. La pratica religiosa, purtroppo la maggioranza dei musulmani non prega 5 volte al giorno, la maggioranza dei musulmani non va il venerdì alla moschea, la maggioranza dei musulmani fa il mese di Ramadan, fa il digiuno al mese di Ramadan, quella è sicuramente il precetto più seguito, eccetera. Quanto alla l'impellenza della preghiera, in realtà c'è del tempo, cioè la preghiera per esempio del mezzogiorno entra alle 1:10 e si può fare fino alle 4:30, quella del pomeriggio entra alle 4:30, si può fare fino al tramonto del sole che è avvenuto poco minuti fa. Il tramonto, al tramonto del sole è bene fare la preghiera quanto prima possibile, poi dopo la preghiera della notte entra 1:30 circa, 1:40 dopo il tramonto e può durare, il tempo è valido fino al mattino. Quindi cioè, vedere questa non è un'angoscia, non può essere un qualcosa che nevrotizza le persone, anzi è il momento di sacralizzazione nel quale il musulmano riposa il suo spirito, riposa la sua mente. Per cui chi lo intendesse in un'altra maniera, ecco, come dicevo, purtroppo non sono stati gli ingegneri, i medici, i laureati a emigrare, sono stati da gente che ha avuto una cultura che o non ha avuto una cultura, e quindi si attacca a volte a certe forme in maniera molto stretta, temendo di perdersi nel mondo. Però ecco, l'Islam è sempre equilibrio, la religione per l'uomo, non l'uomo per la religione. Portarono al profeta notizia di uno che digiunava e si era sentito male, era svenuto e disse: ha fatto male, avrebbe dovuto mangiare bene, perché il digiuno è per l'uomo, non l'uomo per il digiuno. Cioè, voglio dire, tutte queste cose qua sono assolutamente evidenti nel Corano, nella giurisprudenza islamica, nel film che si crea dalla sunna del profeta, dal suo modo di interpretare e vivere il Corano. Come dicevo, purtroppo le forme esteriori a volte stravolgono il senso interiore dell'azione religiosa, dell'adorazione e quant'altro. Dottor Piccardo, lei cosa sente di rispondere a chi sostiene che l'Islam è la radice del male? No, non rispondo neppure. Mi sembra di aver risposto per questi 50 minuti che abbiamo parlato finora. Cioè, non esiste proprio. È una domanda che naturalmente nasce dall'aver letto altre dichiarazioni di altre persone che comunque hanno un impatto mediatico di una certa rilevanza, e quindi però mi ha fatto specie leggerla, no? Mi ha fatto specie perché Antonella, è soltanto l'ignoranza. È una trasposizione, sì. Sì. Come se io dicessi che siccome l'euro è la moneta dei banchieri, allora tutti quelli che comprano con l'euro, io, lei, che andiamo a comprare il pane, la frutta, facciamo un pieno di benzina, siamo complici di banchieri, quindi assassiniamo i bambini africani. È la stessa cosa. I bambini africani, purtroppo, quanti ne muoiono ogni giorno per fame, per malattie, eccetera. È vero che un sistema economico ingiusto causa la loro morte, la loro sofferenza, però io che faccio tutto il possibile per vivere onestamente nella mia vita, cercando con la mia generosità, il mio impegno,
di alleviare i mali del mondo intorno a me, non posso essere responsabile del fatto che loro stanno ancora in questa condizione. È la stessa cosa, potrebbe dire, per l'altro ragionamento. È la condizione economica difficile che sta portando tutti gli equilibri ad andare a monte sostanzialmente, anche nell'eurozona, come si dice, ormai cominciano un po' a traballare le economie, quindi il vero nemico non è il musulmano, il vero nemico è la finanza, o perlomeno questo tipo di finanza. Sono perfettamente d'accordo con lei. Il problema sta nel comunicare un concetto completamente diverso. Per esempio, la sua esperienza, ecco, lei era un cattolico cristiano, presumo? No, io ero, la mia famiglia era cattolica, però io all'età di 12 anni mi ero allontanato dalla religione e mi proclamavo ateo. Quando io ho incontrato l'Islam, io mi sentivo ateo. E nell'Islam cosa ha fatto? E niente, mi è arrivata qualcosa nel cuore e ho sentito che la religione non era una consolazione per gli anziani e neanche una favola per i bambini, era qualcosa che poteva dare una risposta a molte mie domande esistenziali, e quindi ho cominciato ad avvicinarmi. Era il 75, cioè avevo 23 anni, e quindi e da allora ho, in un percorso anche difficile, solitario. Allora non c'erano moschee, non c'erano libri islamici, non c'era niente. In Italia l'islam era una specie di oggetto sconosciuto. Per 9 anni ho fatto una ricerca quasi da solo, poi dopo ho conosciuto altri musulmani e di lì ho continuato la mia vita nell'islam. Ecco, è cambiato tutto. Poi dagli anni 90 in poi sono arrivati gli immigrati, i quali sono andati a fare per creare dei luoghi di culto. Io ho fatto la mia parte, penso di averne fondati una dozzina almeno, e quindi insomma ho fatto i libri. Il Corano che abbiamo tradotto è andato distribuito in 250.000 copie in 20 anni, non è poco per un libro del genere, ecco. Non è 50 sfumature di grigio, ecco, è un'altra cosa, eh. Per cui io credo che sia un impegno serio che possa continuare. Qual è l'obiettivo che si è posto di raggiungere? E beh, direi, se non temessi di dire la troppo grossa, è quello di entrare in paradiso grazie alla misericordia di Dio. Ma secondo lei, scusi, la interrompo, dottor Piccardo, ma secondo lei l'uomo avrà sempre bisogno della religione? Io credo che l'uomo abbia bisogno di un cammino spirituale. La religione è un cammino spirituale, se intesa in maniera corretta. Per me perlomeno, io come dico, io ero un rivoluzionario sessantottino, più anarchico che marxista, molto lontano da tutto ciò. Quando io, incontrando l'Islam, ho cominciato a fare una seria riflessione su me stesso, e lei pensi che a quel tempo là io avevo fatto giornalista per anni, qualche anno, fotoreporter, e poi abbandonai completamente, disgustato dal mondo dell'informazione di allora, quello di oggi non so se sia meglio, ma non credo, e andare a fare lavoro manuale, andare a fare il bracciante agricolo, ho fatto l'imbianchino, ho fatto l'autista di camion per anni, ho fatto lavori manuali, i miei figli, quando sono nati i miei primi figli, io facevo l'autista di betoniere, guidavo le betoniere, e poi piano piano sono tornato a un'attività intellettuale che sicuramente era più consona alla mia natura, ecco, anche se non rinnego assolutamente quello che facevo prima. E dopo di ciò io credo che l'uomo abbia comunque bisogno di una strada. È come se lei mi dice: voglio partire, andare a Roma. Dico: come ci vai? Dico: ci vado con la macchina. E beh, è normale che io ti dica: guarda, tu esci di qui, vai a piglia tangenziale, quando sei arrivato a Borgo Panigale pigli per Firenze, poi vai giù a Roma con l'autostrada. Dice: no, vado in aereo. Dico: ce l'hai la rotta? Dice: ce l'ho. Bene, allora segui la rotta. Non ce l'ho. Dico: allora, mettiti sopra l'autostrada e segui l'autostrada con un piccolo aereo, magari vedi la strada, arrivi fino a Roma. Cioè, c'è bisogno di una strada. Lei pensi soltanto, Massimo, quando
quando soltanto levano le strisce, che stanno rifacendo le strisce sull'autostrada, non ci sono le strisce di mezzeria, non c'è la striscia sul lato, ci si sente sempre un attimino destabilizzati, eppure camminiamo dritti, non è che abbiamo bisogno di che, la mettiamo la strada davanti. Ecco, la religione è una strada, io credo che sia importante averla, è più importante la fede della religione, ed è più importante della fede ancora la relazione col divino, cioè la spiritualità. Quindi in primo luogo la spiritualità, poi la fede e poi la religione, che è in qualche maniera il volano. Non so se si ricorda cos'era il volano, sì, noi abbiamo un'età che ce lo ricordiamo, serviva a superare i punti morti del motore. Quando a un certo punto il motore è al punto morto, ecco che la spinta meccanica impressa sul volano, la cinetica del volano, riportava sul motore e lo faceva andare avanti. Ecco, la religione è un volano nei momenti di difficoltà, nei momenti di bisogno, è qualcosa che Dio ha dato all'uomo per sostenerlo, non certo per fargli del danno o per indebolirlo. Per sostenerlo anche nelle scelte quotidiane, nelle scelte di tutti i giorni, quindi è un modo di vivere che forse abbiamo dimenticato, abbiamo perduto e adesso stiamo un po' pagando le conseguenze di questa dimenticanza. E dottor Picardo, io e Ugo naturalmente la ringraziamo per essere stati con noi questa sera, speriamo di poterla riavere nostro ospite per parlare un po' più del Corano e della storia del Libro Sacro. Anche su quello c'è parecchio da dire, spero che lei voglia accettare il nostro invito. Va bene Antonella, grazie. Grazie dottor Piccardo. Arrivederla. Buona serata a voi. Ciao Alfredo, Juan, Rosario. Ciao Amza. Ciao Rosario. Ciao. Allora, Rosario, se non vedo. No, c'è Massimo in linea, quindi possiamo passare le news al Massimo, no? Sì, Massimo. Sì, benissimo, spero che mi sentite. Sono 19:27 qui dalla redazione di Venezia. Come mi sentite? Bene, Massimo. Ah, perfetto. No, perché ho anche avuto dei problemi tecnici. Comunque il ritardo è stato dovuto ad altro. Vedremo se prossimamente le notizie le diamo magari in coda alla trasmissione Spazio Aperto, perché nel rientrare qui in redazione con i tram che si fermano e quindi non si riesce più ad andare avanti, bisogna aspettare l'autobus sostitutivo. Parlo di Venezia, un'altra città che ha conosciuto degli scandali, ricordo col Mose eccetera, e quindi voglio dire si arriva proprio a rischiare di non andare in onda con le notizie, quindi magari vediamo adesso come andrà la prossima settimana e semmai le news le diamo a fine. Rosario? Massimo, ti tieni? Scusami un attimo, chiedo scusa. Massimo, sì. Dato che la tua voce va scemando alcune volte, se ti tieni alla stessa distanza dal microfono, vediamo se dipende da quello. Guarda, io sono proprio sempre, sono a pochi centimetri dal microfono. Perché mentre parli arrivi bene, a un certo punto va scemando proprio la voce, per poi riprendere. Qui mi risulta tutto regolare. I collegamenti ci sono. Sì, secondo me dipenderà dal fatto, scusa Massimo, dipenderà dal fatto forse che hai messo il regolatore automatico dentro Skype, sai che su Skype c'è la possibilità di far regolare automaticamente il volume. Allora, te lo dico subito, se riesco, sì. Te lo dico subito, mi scuso con gli ascoltatori, qua qui è tutto, mi ritiro. Qui è tutto a posto. Va bene. Non lo so, okay. Vediamo. Vediamo un po'. Dimmi Massimo. Alfredo, grazie per essere stato con noi. No, vi ringrazio. Voi avete fatto un'intervista veramente eccezionale. Coprendo tanti temi molto, molto importanti, indubbiamente. E servirebbe proprio anche, come hai detto tu alla fine Antonella, un incontro proprio per sviscerare il Corano, ma ancora di più sviscerare le
uguaglianze che sono infinite tra il Corano e la Bibbia, perché tante cose sono false e tante scuse sono veramente ridicole, come il presepe, come il crocifisso nelle scuole. Sono situazioni estremamente ridicole, perché, come dice spesso anche Hamza, sono puramente invenzioni per creare un sistema di odio e di le scuole che evitano, parlano delle feste natalizie, quindi un po' da nascosto. Il Corano contiene, credo, secondo me, comunque una distanza che torna utile ad altri, ma non a noi, e questo, certo. Creano delle distanze con un'informazione sbagliata. Per carità, non sto dicendo che la nostra è l'unica informazione, ci mancherebbe, esatto, altro. Cerchiamo soltanto così di portare all'attenzione dei temi che ci riguardano da vicino, sempre comunque nella vita. Per cui. Perfettamente. Ecco, l'esperienza di Hamza è comunque importante, perché è una persona che ha conosciuto entrambe le religioni, due delle tre monoteistiche esistenti, predominanti, diciamo così. Certo. La voce di qualcheduno che ha vissuto entrambe le esperienze è importante, ma soprattutto perché ci dimostra quanto è facile integrarsi con noi stessi, quindi non dovrebbe essere difficile integrarci con gli altri. Cioè, se entrambi e di alta possono convivere queste due culture, perché credo che anche lui abbia dovuto trovare un equilibrio. L'equilibrio lo possiamo trovare tutti, ma questo ma è più che altro è la conoscenza che aiuta. Esatto. Cioè, leggere il Corano non è poi così difficile, e per un cristiano che conosca la Bibbia, logicamente, perché purtroppo è una situazione abbastanza rara da trovarsi, sì, si ha il piacere di ritrovare tanti passi e tante sure che contengono brani della Bibbia, certamente scritti in un'altra maniera, con una visualizzazione più araba che palestinese, che ebraica. E quindi è un'esperienza che ho fatto ed è molto interessante. Questo è già sarebbe un passo avanti. Ma perché in effetti, alla fine, se vogliamo, il messaggio è sempre lo stesso in tutte e tre le religioni. I tre passaggi che ha detto Hamza per ultimi, cioè la fede, il rapporto, la conoscenza, prima la spiritualità, la fede e il rapporto con Dio, esattamente quello dei cristiani, cioè cambia di mezza virgola. Perché se tu non desideri, io ti parlo da cristiano evangelico, non sono cattolico, quindi ti posso parlare solo di come cristiano evangelico, se non hai la spiritualità non riesci ad accettare la situazione. Quando tu hai la spiritualità passi alla fede, quando tu accetti per fede Gesù nel tuo cuore, a quel punto hai un rapporto diretto con Dio e con Dio. Quindi vedi che gli step sono esattamente identici, non cambiano. Esatto, ma anche l'obiettivo finale è lo stesso, non cambia, perlomeno dovrebbe essere così, no? È semplicemente un discorso legato alla cultura del popolo in quel preciso momento. Cioè, se il Corano è stato è la scrittura diretta della parola di Dio, mentre la Bibbia è un libro che raccoglie 72-74 libri, adesso non ricordo 66 libri, 66. Che non sono stati dettati da Dio come il Corano, ma sono stati ispirati a persone al cuore degli uomini,
culture diverse che hanno scritto sotto ispirazione, logicamente, come Giovanni nel suo Vangelo, che è il più spirituale, e l'Apocalisse, si riesce a comprendere comunque la... È l'importante, come tutte le cose, come tu hai detto giustamente, Antonella, è il fatto di abbattere l'ignoranza. E purtroppo in Italia è un dato molto difficile da raggiungere, perché vediamo che l'ignoranza si compra direttamente al supermercato e non finisce mai. Quindi io credo che da parte di AMSA, che certamente è un'autorità in questo campo, si riuscirebbe a fare dei programmi dei programmi di conoscenza e di paragone. Esistono anche dei libri dove mettono a confronto i due libri, il Corano e la Bibbia, proprio per capire le similitudini e anche le differenze, logico, perfettamente. Certo, poi... le differenze e le similitudini dettate sempre dal contesto storico, perché dobbiamo considerare questo. Ora magari io passerei un attimo la linea a Massimo, nella speranza che nel frattempo mi ritiro. Ci lasci? Ci lasci, perché devo portare fuori il cane, che è una cosa importantissima. Di vitale importanza. Di vitale importanza, se no mia moglie, se fa in casa, si arrabbia e picchia me. Ti ringrazio, Antonella, Ugo, Massimo e il vecchio. Grazie decreto. Alfredo, grazie per essere stato con noi. Oh, grazie a voi. Cercherò di essere presto. Ciao Alfredo. Ciao Alfredo. Ciao. Massimo, a te per le ultime news. Sì, benissimo, grazie Antonella. Dunque 19:37, spero che mi sentite bene adesso. Sì, arrivi bene. Ecco, forse era come dicevi tu, sai, Rosario. Ok, chiusa parentesi, io partirei subito con le news, anche perché siamo in ritardo. Dunque, Napoli, sono qualche decina gli eventi sismici che da questa mattina hanno interessato l'area dei Campi Flegrei a Napoli. Secondo il direttore dell'osservatorio vesuviano, la scossa maggiore ha avuto magnitudo 2,5. La zona interessata dallo sciame è quella di Pisciarelli Solfatara. Lo sciame sismico è stato ben avvertito dalla popolazione e non pochi residenti sono scesi in strada per la paura. Sono state sospese anche le attività didattiche dunque del Politecnico di Napoli, mentre alcune banche e uffici pubblici hanno fatto uscire i clienti. Proseguiamo, andiamo un po' più a sud. Una ventenne è stata uccisa a coltellate nella sua auto a Nicolosi, siamo in provincia di Catania. La donna, madre di una bimba di 4 anni, aveva denunciato diversi episodi di stalking nel 2013 da parte del suo ex compagno. Quest'ultimo, secondo quanto si apprende da ambienti giudiziari e ricercato da ore, sarebbe stato fermato a Milano. Oggi si doveva celebrare l'udienza preliminare a carico del molestatore. La giovane non aveva nominato un avvocato e non aveva più dato seguito alla denuncia. Si indaga per accertare eventuali collegamenti con l'omicidio. Dunque, 19:39, velocemente sport, si fa per dire sport. Max Biaggi, parliamo di lui. L'ex campione del mondo di motociclismo, Massimiliano Biaggi, è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Roma per aver evaso al fisco circa 18 milioni di euro. Lo ha deciso il gruppo Savio, che ha fissato il processo al 15 settembre del 2016. Abbiamo ancora una notizia. Roma. Per verificare la fondatezza degli esposti di Fratelli d'Italia e del Movimento 5 Stelle sulla legittimità delle spese del sindaco di Roma, la Procura di Roma acquisirà tutta la documentazione relativa all'utilizzo delle carte di credito assegnate a Marino per il rimborso delle spese. Tra i documenti anche quelli dell'aumento del massimale passato da 10.000 a 50.000 euro annuali.
I magistrati hanno aperto ieri l'inchiesta, per ora senza indagati e senza ipotesi di reato. Saranno sentiti anche i titolari dei negozi dove la carta di credito è stata presentata. Vediamo adesso di dare uno sguardo veloce alla rassegna stampa di pianetaoggitv.net, che è la nostra testata televisiva di Venezia. Dunque, in primissimo piano c'è la presentazione del libro Collusi, scritto da Antonino Di Matteo, magistrato di Palermo, che come sapete prende su di lui una seria minaccia di morte da parte di Totò Riina. L'evento è sempre disponibile, basta che entrate nella home page, è posto in primo piano, cioè a taglio primo, cliccate in centro e potete seguire l'intero evento, l'intera conferenza. Questa andrà in onda prossimamente, poi magari Rosario ci dirà meglio, anche su Radio Science TV. Dunque, modera l'incontro Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000.com. Presente c'è anche Giulia Sarti della Commissione parlamentare antimafia, deputato parlamentare al Movimento 5 Stelle, che devo dire ha fatto veramente una eccellente relazione. Poi a seguire abbiamo un notiziario di Pandora TV, RT Sat, Russian Today, sono queste esclusive, sono informazioni queste che le televisioni e radio e anche la carta stampata occidentali non danno, e quindi potete sentire anche una voce da una televisione indipendente come RT Sat. Si prosegue, c'è un importante articolo Saviano e Di Matteo di Sabina Guzzanti. A seguire un altro pentito conferma c'è l'esplosivo per Di Matteo di Aaron Pettinari. Sentite che razza di notizie che emergono. E poi ho visto che in conferenza lunedì sera non c'era nemmeno una testata giornalistica. Ma queste, ragazzi, sono cose pazzesche, ma sono cose pazzesche. Addirittura sentite cosa è successo a Venezia, vediamo se lo trovo, ma lo trovo sicuramente, eccolo qua. Allora Massimo, scusami se ti interrompo, vorrei farti una domanda. Tu sei stato presente naturalmente alla presentazione del libro? Sì, abbiamo anche l'intervista a Nino Di Matteo. Ecco, allora magari se tu sei disponibile alle 22 possiamo parlarne durante Osservatorio Antimafia. Sì, io solamente per accennare questo, sì. Che volevo concludere con questa, come dire, notizia da porre in primo piano, che emerge in primo piano, sì. No? Dunque, cosa è successo a Venezia? Ecco, allora, giustamente, allora questa conferenza organizzata dalle agende rosse di Venezia, dunque Gianluigi Placella, portavoce del movimento locale, appunto delle agende rosse, ha rievocato l'inspiegabile, sentite bene, rimozione dello striscione di solidarietà per il magistrato da parte del commissario governativo che c'era prima del sindaco, contribuendo così al suo isolamento. Ecco cosa succede a Venezia. Non c'era nessun ritorno al discorso di prima, neanche una televisione, cioè praticamente si ripete la stessa cosa di Salvatore Borsellino e prima ancora di Giovanni Falcone, cioè isolano questi magistrati. Ora, un magistrato che gli pende una minaccia così forte, e sappiamo che questo problema della mafia, questo cancro internazionale nasce da questo paese e non c'è presente nessuna televisione, cioè nemmeno locale, è una cosa vergognosa a dir poco. Allora io mi domando, questa categoria di giornalisti, ma sono giornalisti o cosa? Visto che poi fanno anche tanto di corsi di formazione eccetera, ma mi domando, ma questo è un problema che dovrebbero porsi, ma come mai nessuno non c'era? Uno solo ho visto, che uno solo per essere preciso. 19:44, tutto da Venezia, voi. Ci sentiamo più tardi, Massimo, avremo modo di parlarne sicuramente, perché quello che è accaduto a Venezia sta accadendo in tutta Italia e questo non è assolutamente accettabile. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa proprio con il coordinatore provinciale per le agende rosse in Puglia, Savino Percoco, e con Aaron Pettinari, perché in Puglia stiamo avendo più o meno la stessa reazione da parte del Consiglio regionale, quindi ne parleremo più tardi. Certo. Prima di tutto,
dobbiamo assolutamente salutare i nostri ascoltatori ringraziandoli per averci seguiti sino ad ora, e diamo appuntamento alle 22 per Osservatorio Antimafia, sempre con Massimo Panella e Rosario Moreno, o altrimenti ci risentiamo mercoledì prossimo sempre alle 18:30, sempre su Saiuz. Grazie e a dopo. Arrivederci. Arrivederci e dopo.